Ladies, come state? Benvenuti in questo nuovo video. E andare avanti con il video, volevo salutare la personcina che ha commentato di più nello scorso video ed è Sara. Ti mando un bacione enormissimo, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta che commentate il più che potete sotto questo. E allora, oggi è il 2 giugno, quindi è festa, e quindi mia mamma non lavora, e quindi vado a Rimini. E, mi sono svegliata stamattina un po' più tardino del solito, perché ieri, vi giuro, non riuscivo a prendere sonno, ma ero stanchissima. Poi mi sembra che sono andata a dormire, che era 1:30, mi sembra, ieri. Mi sembra. E, ieri, allora, in pratica da 2-3 settimane c'è un problema nella doccia nostra, cioè non per noi, ma per la casa di sotto, che se si bagna allora, tipo, te apri il rubinetto, cioè per aprire l'acqua, il nostro invece si tira in su. Tiri in su e cade l'acqua, ecco, se cade l'acqua lì, cade sotto l'acqua ai vicini. E quindi ieri erano venuti a sistemare quella cosa e per un bel po' di ore non potevamo usare la doccia. E quindi io non sono riuscita a farmi la doccia. Oggi stiamo usando un sacco e quindi mi sono fatta la doccia adesso e ti amo, ti amo. Mi guardava tipo, mi stava rimorchiando. E allora dobbiamo sistemarci. Non so se farò pranzare i bimbi qua, perché sono le 11:20, o non so se pranziamo da mia mamma. Lei in realtà voleva andare a pranzare con un trancio di pizza, però non lo so. E vediamo, comunque faremo qualcosa di carino insieme. So che viene anche mia sorella Yusi con le sue bimbe. E allora vi voglio portare con noi. Io sono pronta, mi sono messa questi ciclisti, una maglia blu larga sopra. Ora devo sistemare il letto e vestire queste pulci. E Mattias mi ha preso un platano pensando che fosse una banana, me l'ha lasciata qua. Bene, devo portarla di là. E devo sistemare anche le culle e l'asciugalacapatoia. Per i bambini invece so già che cosa gli metterò, perché mia mamma è stata molto carina e ha comprato delle cosine per i pupi. E a Mati metterò questi pantaloncini grigi con questa canottierina bianca, e poi gli metto le scarpe adesso, però gli porto le ciabattine perché di là c'è una fontana, in teoria andiamo a fare un giro nella fontana, però volevo prendere dei calzini freschi. Dai, va bene questi qua. E ok, per Mati siamo a posto. Devo prendere il pannolino, devo anche sistemare il borsone ancora io. Oh, che palle, Mattias mi butta sempre i giochi per terra. Ok, vediamo, aspettate. Ok, ci sono. A Dylan invece metterò sempre un pagliaccetto che gli ha comprato mia mamma l'altro giorno. Che, oddio, io lo so che c'è qualcuno di voi che mi segue da anni e vi ricordate che anche Mati ce l'aveva quando era piccolino. Solo che non so se metterli questo qua. No, questo bianco, gli metto questo bianco qui davanti. È a posto, i bimbi sono pronti, profumati, anche Dylan con la cosina uguale a quella di Mati. E ora mi devo asciugare i capelli che ce li ho bagnati, e se riesco mi faccio anche la piastra. Allora, siamo arrivati a Rimini e ho chiamato già mia mamma, solo che in pratica, oddio, non so come ha fatto mia sorella, perché stamattina è andata a farsi le ciglia, ma per fare le ciglia ci vogliono 2 ore, veramente 2 ore, forse anche un po' di più, quando le fai da capo forse anche un po' di più.
Non so come cavolo ha fatto che si è portata la Madison e la Selena. Vabbè, la Selena dici, sta buona, però la Madison, come cavolo ha fatto? Che lì devi stare ferma con gli occhi chiusi? Non ne ho idea, dopo glielo chiedo. Comunque ha portato la Madison, solamente che non al passeggino perché l'aveva lasciato da mia mamma. E ha preso il treno ed è venuta fino a Rimini. O il treno o il metro mare, uno dei due. E poi dopo mia mamma, dato che ha il passeggino e mia sorella non ha come muoversi, la va a prendere in stazione. E poi dopo vengono qua, che noi questo parcheggio lo chiamiamo il parcheggio dei piccioni, perché tanto tempo fa, quando eravamo proprio appena arrivati a Rimini, per andare in chiesa noi venivamo a prendere l'autobus qui in questo è proprio un quadrato enorme, un parcheggio enormissimo, e ai lati del parcheggio ci sono le fermate dell'autobus, e noi venivamo fino qua e a prendere l'autobus, e c'erano un sacco di piccioni. Cioè, nel mio paese, cioè, se ne vedono uno o due di piccioni, qua in Italia invece ce ne sono tantissimi, e noi eravamo meravigliati da questi piccioni. E la mattina, quando venivamo appunto qua, portavamo un sacco di pane duro, queste cose così, da lasciare ai piccioni. E quindi per quello da lì è rimasto il parcheggio dei piccioni. Infatti mia mamma ha detto, vai al parco dei piccioni, che aspettaci lì, che io prendo la Yusi e arrivo. Quindi Matti si è addormentato, Dylan invece sveglia. Adesso volevo stare un pochino in macchina perché la macchina è fresca, cioè ho l'aria accesa, però mi sto ustionando questa parte della gamba, quindi scendo, e c'è anche Dylan che sta prendendo un po' di sole lì. Quindi scendo. E comunque Sebastian ha preparato la pasta con il pesto per Dylan, quindi appena troviamo un posto dove sederci gli do il pranzo. Mati invece gli darò un trancetto di pizza, e anche Dylan, se lo vuole, glielo do, e io anch'io penso che prenderò un trancetto di pizza e basta. Vediamo che cosa facciamo oggi. È un parto per appoggiare il telefono da potervi far vedere, però ce l'ho fatta. Mi manca da prendere lo zaino qua. Eccoci. Solo che è pienissimo questa volta, perché ho portato un bel po' di cambi ai bambini, perché in teoria andiamo in una fontanella dove si possono bagnare i bambini, quindi lui si bagnerà sicuramente. Quindi gli ho portato, oltre alle scarpe, le ciabattine. E non lo porto direttamente con le ciabattine perché sennò le tiene e cammina scalzo. E poi gli ho portato anche le felpine, perché non si capisce niente da questo clima, che sembra che è caldissimo, poi appena dopo un po' è fresco. Quindi ho messo anche le felpe. Quindi sì, abbiamo lasciato la macchina parcheggiata, ho messo già i pupi appunto nel passeggino. E allora, in esclusi vuol dire che non, vero? Perché c'era scritto parcheggio a pagamento tutti i giorni, esclusi i festivi. Oggi è festivo, quindi non si paga, vero? Io riprendo la multa. Esclusi vuol dire no. Se mi arriva la multa, sapremo perché, però in teoria no. Ecco, ho visto adesso una storia di mia sorella in cui diceva che aveva preso sua suocera la Madison. Infatti immaginavo, ho detto, ma come cavolo ha fatto? Se no, dimmi il segreto, perché ogni tanto ci vuole. Solo che lei è ancora a Misano, io sono già a Rimini. Gli ho detto, mamma, io vado a mangiare una pizza, perché, cioè, ho fame. Però mi ha detto che viene qua mia mamma. Dopo, quando la Yusi arriva qua, la va a prendere. Però intanto io mi avvicino lì in quella pizzeria perché sto morendo di fame. E sicuramente anche Matti, perché sono le due. Abbiamo preso un po' di pizza, uno di questi che sembra che è un rollò. E stiamo mangiando, è arrivata anche la mia sorellina, è arrivata anche mia mamma, solo che è andata a prendere mia sorella. E qua c'è Dido, che sta mangiando la pasta con il pesto. E c'è la sua acqua qui dentro. È buona? Mati sta andando a mangiare i piccioni insieme alla Kiki. Mati sta mangiando la pizza e un pochino gliela dà anche loro. E si sono riuniti tutti i piccioni qua. C'è Dylan che guarda meravigliato i piccioni, e la Kiki che aiuta Mati per farli stare qui, perché qua passano ogni tanto delle macchine e ho paura. Però non vuole salire qua, piange come un matto, sembra che lo uccida. Ok, sono arrivate le falsissime. E la Kiki sta portando il pasticcino che c'aveva mia mamma, così metto la Madison. Io ho messo sui bambini perché Mattia stava iniziando a dar di matto, e Dylan e boh, pesa un botto, quindi l'ho messo giù. Caricato la bustina? Sì, ce l'abbiamo. Dai, dammela. Digli di no, prima, digli di no. Dai, dammela. Non c'è dove lo zaino. Abbiamo finito di mangiare la pizza e stiamo andando al Prenatal.
Io non acquisterò nulla, ma sto accompagnando queste pupe che vogliono andare a vedere delle cose. Siamo passati prima in quel negozio lì che la Yusi sta cercando un top, che ancora non si abitua alle sue zizze grandi e vuole sempre qualcosa che gli regga per bene. Però non ha trovato niente che gli piaceva. Guarda come sta in piedi! Sì, ma con che la matta! Cintura! Ma sei una pazza, come tua sorella! Sì, 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 sì. Sei una pazza tu! Mamma è entrata qui un attimino perché sta cercando il regalo per la Mason, che tra pochi giorni è il suo compleanno. E da quel che ho capito gli era piaciuto quello lì. O questo qua. Non ho capito, comunque una di questi due. E mia sorella là. Ritornata lei qui. Vediamo. Dimmi amore mio, dimmi topo. Ai, che bellini questi cappellini. Carinissimi. Ah, questi sono per la per uscire dalla piscina, hai visto? Sì. Cosa fa? Tendina time, Mace lì sta mandando il coniglio. Sì, sì. Ai, Madonna Santa. L'ha aiutato proprio a salire. Ah, sì? Sele, tienile forte che se cade, guarda, si fa sangue proprio. Oh, il nene, bravo, guarda com'è. È sceso da solo? Pensa a te, una scimmia proprio. Ci sei? Che pazzi. Mi piace la vita. Vuoi farlo? Vuoi farlo anche adesso? Che cosa vuoi? Registrare come una... Non immaginerete mai dove cavolo sono Mattias e Selena. E non ho gli asciugamani, vi dico solo questo. Non so, eh. Ditemi voi che cosa ne pensate. Perché io sono bassita. Io non ci posso proprio credere. Dov'è? Sono laggiù in fondo. Non ci credo. Mati! Non ci credo. Ti ha mangiato tutti i bordi. Anch'io. Sale! La Selena sembra Aquaman. Dai! Non vuole. Me niego. Me reuso. Sì, qualcosa sì. Ai, Nine, Nine, Nine. Allora, questi pupi si sono fatti, non so, una doccia di quante ore. Adesso Mati tremava e se l'ho fatto uscire. Meno male che gli ho portato un po' di cose, ho pensato. Gli ho portato la tuta, la felpina, adesso che si riscalda un po', perché in realtà è caldo, però lui è freddissimo proprio. Poi tra l'altro queste scarpe qua gli hanno fatto le bolle, quindi queste qui ormai non gli stanno. Mattias, non entrare ancora. E non gli sono più. E le userà Dylan quando camminerà. E io adesso gli ho messo le ciabattine, quelle lì con i calzini. Dylan è tanto buono qua. Mi principe. Guanciate, guanciate, guanciate. Wow, wow, wow. Ridi, ridi per finta. Ah, ah, ah. Ride per finta. Popolo, stiamo per andare a mangiare dai cinesi qua in centro, vicino a casa di una signora che conosciamo. E qua c'è Cino che non. Pino di baba! Che non voleva più stare nel passettino che è stato tutto il giorno. Quindi l'ho preso. Ci sono tutte le pupe. Pernacchi, pernacchi. E ciucciu! Forza Mati! Forza Mati! Mati! Tutti i giorni! Tutti i giorni! Disgraziate! Disgraziate! Io sento sempre che. Amore, ti sei già sporcato tutto! Dai amore, andiamo! Ui, Coco! Hai fatto Coco! La falsa! Ui! Questo non cioccamo! Thank you.
Allora ragazzi, appena è successa una cosa terribile, okay. Io non te la puoi prendere. Adesso però mangiamo. Dopo vi racconto di cosa è successo. Vuoi Saetta McQueen? Ok, Saetta McQueen. Vapore che vive. Che vapore. Sto arrivando un po' di roba da mangiare. Ah! Peperonime! Un bel monopattino, you, e si vola col passeggino. No? Ok. Che carino. Siamo arrivati a casa di mia mamma e ho fatto la doccia ai bambini. Lì c'è Dylan. No, Matita. Ecco, Matita, sei qua. Matita, ti prego. Sto aspettando il messaggio di Sebastian che mi dica parti, così parte. E sono alle 11.46 di sera. Ne prendi un po' di mangiare. Quindi dentro un Me lo mangio. I video direttamente per il babbo. Ecco, ai, quelle guance. Però illa. Ora mi fa le tappe. È felice. Permission, permission. Permission. La donna ti fa fare una doccia, poi ti guagli, amore mio. E ora? Ora partiamo, andiamo a casino, stiamo aspettando la nonna. Ancora vi devo raccontare cosa è successo, cioè proprio sono morta. Allora ragazze, sono già passati un bel po' di, forse anche più di una settimana da quel giorno che è successa questa cosa. Alla fine non sono più riuscita a raccontarvi che cosa fosse successo. Il giorno dopo ero ancora molto scossa, quindi cioè, proprio non mi andava proprio neanche di pensarci. È stato veramente il giorno più brutto della mia vita, ma veramente il più brutto fino adesso, e spero che non capiti mai più. Allora, come sapete io ho il frattellare, ho il passeggino frattellare, dove io sotto metto Mati quando camminiamo e nella parte sopra tengo sempre Dylan. E dicevo, e tutte le volte che esco lo porto con me, anche se sono con mia mamma, cioè anche se ho comunque un aiuto, a parte se sono con Sebastian lo porto sempre il frattellare, perché ho paura che, cioè, che non li tengo di vista io, che non li ho con me, ecco. E quel giorno, come avete visto, siamo andati in quella fontana, hanno giocato così, e Mati era molto felice, stava giocando con la Selena e non voleva salire nel passeggino, ha pianto un sacco, ma veramente tantissimo. E alla fine ho detto va bene, dai, per una volta lo metto giù. Ed ero lì attenta a guardarlo, che venisse dietro di me, o poi camminavo io davanti a lui. Solo che ad un certo punto, mi sembra che era Dylan, sì, Dylan aveva iniziato a piangere, non so, si era rovesciato qualcosa, non mi ricordo benissimo che cosa era successo, e allora sono andata con Dylan a prenderlo in braccio. Infatti dopo c'era la Madison nel posto di Dylan. Non so neanche quando cavolo è capitato, non so com'è successo, non so come sono andate bene le cose. L'ultimo mio ricordo era di Mati che giocava in queste scale con la sua macchinina che gli aveva comprato mia mamma. Noi abbiamo camminato per tutto, cioè c'era la piazza, siamo usciti dalla piazza. Ogni volta che ci penso, vi giuro, ci sto malissimo, perché come cavolo ho fatto a non accorgermene. Noi abbiamo camminato per due piazze e siamo arrivati in un ristorante. Quando sono arrivata al ristorante proprio ho sentito qualcosa, mi giro, mia sorella era molto indietro perché stava facendo dei video e delle foto con la Cristina, cioè le mie due sorelline erano dietro. E dimmi amore, papà,
Non c'è la cioccolata, amore, papà la deve comprare. Va bene? Mamma! Non lo so, non mi ricordo neanche se era mia sorella ad avere il mio passeggino o non mi ricordo niente in questo momento. Cioè proprio da lì ho avuto proprio dei flashback che... Fatto sta che ho perso Mattias, non lo trovo più e ho iniziato a piangere a dirotto, correre verso l'ultimo posto dove mi ricordavo che l'avevo visto, ma era abbastanza lontano. E ho iniziato a pensare le cose peggiori. Appena sono arrivata dove era mia sorella, gli ho detto: Mati, non c'era lì con lei. Cioè, lei ha preso e ha iniziato a correre. Io ho avuto un attacco d'ansia. Non riuscivo a respirare. Sono arrivata in un parchetto dove ho visto che c'erano un sacco di bambini. Ho chiesto, cioè, proprio vi giuro, sono arrivata, ero così proprio, cioè, non riuscivo a respirare. Stavo avendo un attacco di panico mentre lo chiedevo a loro: avete visto un bambino con una felpa blu, delle ciabattine rosse, rosa? Nessuno l'aveva visto. Ho iniziato, e lì mi passavano tutti i pensieri più brutti, cioè proprio ho iniziato a pregare. Ma non so quanto tempo è passato, e mia mamma mi chiamava, mi diceva: l'hai trovato? E io: no mamma, non lo trovo. Ma tutto questo ero piangendo, urlando in mezzo alla strada. E dopodiché ho chiamato mia mamma, ha chiamato la polizia mentre noi stavamo andando. Mia sorella stava arrivando quasi alla fontanella dove stavano giocando i bambini e lo trova. Cioè io ero in chiamata con lei, fa: oh Mati, e chiudo il telefono. E sono arrivata in questa piazzetta che si chiama Piazza Cavour e ce l'aveva in braccio una signora, cioè c'era la famiglia, c'era il papà, una bimba piccola, questa mamma e un anziano. Dov'è il biscottino, amore? Aspettate, non riesco a raccontare. E ce l'avevano queste persone in braccio e avevano chiamato anche loro la polizia perché l'avevano trovato in queste scale della piazza che giocava con la macchinina. Ha detto che stava piangendo ma silenziosamente. E mia sorella lo voleva prendere in braccio, ma queste persone non... Cioè, lei ha detto Mati e Mati... Non so, forse era spaventato, non so che cosa è successo, ma non è andato verso di lei quando lei l'ha preso. Infatti queste persone gli hanno chiesto: ma lo conosci? Mati non sa parlare, quindi non ha risposto. E dopo sono arrivata io piangendo e l'ho proprio strappato dalle braccia di questa signora. Mi sono seduta per terra e l'ho iniziato a abbracciare e piangere come non avete idea, ragazzi. Cioè, è stato proprio orribile, è stata la cosa più brutta che mi sia successa nella vita. Veramente, cioè, penso che niente di quello che abbia mai vissuto che sia stato brutto non è mai stato brutto come aver perso Mati. E niente, dopo queste persone mi avevano detto che avevano già chiamato la polizia, quindi io non mi potevo muovere perché la polizia stava arrivando. E dopo la polizia era arrivata, queste persone sono andate via, li ho ringraziate un sacco. E dopo hanno chiesto solamente i documenti miei, i documenti di Mattias e la via di casa nostra. E dopo siamo tornati indietro. Da lì me lo sono tenuto in braccio tutto il tempo, anche se ero stanchissima. Io ero bordo in faccia, cioè, vi giuro, io ho avuto un attacco di panico, avevo tutta la faccia viola dallo spavento e piano piano diventava più rossa. Vi giuro, è stato orribile, è stato la... E l'ho ripetuto 10.000 volte, è la cosa più brutta che mi sia successa nella vita. Cioè io una cosa così, io penso che non ho mai avuto attacchi di panico, forse una volta che avevo discusso con mia mamma forte, ma da lì cioè proprio è la cosa più brutta, cioè proprio non riuscivo a respirare, io mi sentivo che stavo per svenire lì per terra. E niente ragazze, questo qua è un insegnamento, state veramente tanto tanto attenti con i vostri bimbi e non possiamo neanche smollarli un secondo perché può capitare di tutto. Sono stata molto fortunata ad averlo trovato e che non gli è successo niente di brutto, che è stato bene per fortuna. Ovviamente anche lui si era spaventato, però ecco, dopo quando mi ha vista era già più tranquillo, non ha pianto più, non era spaventato per niente. Quindi ecco, la Selena, mamma mia quanto ha pianto il mio Mati. Infatti non so se rimetterò dei pezzi, mia sorella stava registrando qualcosa
E quando la Serena l'ha visto è andato proprio incontro ad abbracciarlo, anche lei si era spaventata tantissimo. E niente ragazze, veramente state molto molto attente quando uscite con i vostri pupi, se non avete magari un aiuto, cercate sempre di legarli a quel cavo di passeggino, perché è veramente spaventoso, veramente, è veramente orribile. Adesso ho preso un braccialetto che tiene Mati e lo tengo io, tipo un guinzaglio, ma non me ne frega niente, sembra un cane, basta che ce l'ho legato qui al braccio se dovessi uscire un'altra volta e lui non vuole salire nel passeggino, io me lo tengo legato qui al braccio e in più gli tengo la mano. Veramente, dovete avere mille occhi con i bambini, dovete stare attente, e è stata una cosa bruttissima e spero che non capiti mai, mai più nella vita, né con Mattias né con Dylan. Dimmi, amore mio, dimmi! Hai finito il film, adesso te ne vengo a mettere un altro. Arrivo, ok? Ecco, mi sta chiamando Mati. Niente, io spero tanto che comunque questo video vi sia piaciuto, che vi abbia insegnato qualcosa e che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ecco, per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti di Instagram, che lo lascio qui, anche Giulia di Infobox. Ecco, salutate Mati.